Radio Radicale, siamo con Simone Baldelli di Forza Italia per parlare, membro della Commissione Trasporti di Montecitorio, per parlare del blocco del traffico a Roma che ha riguardato appunto l'emergenza ambientale nella nostra città. Ci sono state polemiche per questo blocco del traffico nella nostra città perché i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative. Che cosa è successo? Beh, il blocco del traffico anzitutto è una misura illiberale perché costringe persone per bene, oneste, che pagano, intanto pagano le macchine perché le comprano e non le rubano, pagano l'IVA, pagano i carburanti, le accise sui carburanti, le tasse, l'assicurazione, il bollo, i parcheggi che sono quasi tutti a pagamento, addirittura le ZTL in alcuni casi. E queste persone vengono costrette a non poter circolare liberamente, per cui è un diritto che viene violato. A fronte di che cosa? Quindi è un atto certamente illiberale a fronte di una dubbia utilità di questa cosa, perché le fonti ISPRA ci dicono che l'inquinamento da automobili non è né il primo, né il secondo, né il terzo motivo di inquinamento, ma addirittura il quarto. Quindi prima ci sono gli impianti di riscaldamento, poi gli allevamenti, le acque reflue, tutta una quantità di gas industriali e poi con tipo l'11% quello delle auto. Per cui abbiamo un problema enorme. Questi blocchi non servono a risolvere il problema dell'aria che respiriamo. E tra l'altro macchine relativamente nuove, quelle diesel Euro 6, vengono costrette a rimanere ferme perché magari... E poi invece benzina Euro 3 e benzina Euro 4 possono circolare, quindi dei paradossi incredibili. Io sono un liberale, per cui credo nel libero diritto alla circolazione di tutti quelli che pagano le tasse, pagano la benzina, pagano il bollo, l'assicurazione, tutti quelli che sono in regola, e soprattutto quando tu compri una macchina tu la compri per poter circolare. Se quella macchina non può circolare o non me la vendi, oppure dal momento in cui me la vendi e ci sono regole per cui quella macchina è sul mercato, tu non mi puoi costringere a rimanere a casa. Ancora. Ed è una delle cose che io ho portato anche qui dentro in Parlamento in 5 anni di battaglie che ho tra l'altro sintetizzato in questo libro che si chiama Piovono multe, che è uscito a dicembre con Rubettino Editore, dove c'è tutto quello che abbiamo fatto in tanti anni anche su questo tema. È possibile che i cittadini non abbiano il diritto, considerando quello che pagano anche solo di bollo auto, di ricevere un messaggio, un sms da parte del comune che ti dica quando comincia il blocco, quanti giorni dura e quali auto sono interessate e quali no al blocco del traffico? Io credo che sia il minimo sindacale. In più c'è tutta una questione anche di disomogeneità per stesse aree geografiche. A Roma non possono circolare gli Euro 6, per esempio, i diesel Euro 6. Magari a 10 km da Roma, in un comune magari più piccolo, tu che non sei a Roma perché in quel momento non puoi circolare, da un'altra parte però puoi circolare. E lo stesso giorno, lo stesso blocco per la stessa emergenza del clima, cioè non è uguale neanche all'interno delle stesse macro aree. Perché il governo non fa una verifica e ci dice una volta per tutte se questa roba funziona, come sostengono magari alcuni sindaci, o non funziona, come sostengono la maggior parte degli esperti di questa materia, perché dicono che non è più il problema dell'emissione di CO2, ma sono le polveri sottili o altri agenti inquinanti il vero problema, e che non dipendono per esempio dalle macchine diesel? Pensa che adesso la giunta del Comune di Roma stia pensando a spegnere i riscaldamenti? È possibile tutto, da questi ci si aspetta tutto. Un antico proverbio dice: è meglio lavorare per chi non ti paga che ragionare con chi non capisce. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie a Simone Baldelli di Forza Italia.